Ciao, io mi chiamo Sidney, benvenuto sul mio canale Sid sul tubo, in particolare sulla mia rubrica russaliana, appunti russi di un'italiana, in cui ti racconto della Russia vista dagli occhi di un'italiana, che sarei io. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e accendi le notifiche. Oggi ti racconto dove è cominciato tutto, dove è cominciata la mia avventura a Mosca. Ti racconto una città che già adesso non esiste più, perché sono passati 12 anni da allora, e ti racconto una città che non so quando io rivedrò di nuovo e se, e che nonostante tutto è una città che amo, perché è una città in cui ho vissuto la maggior parte della mia vita da adulta. Questa qui o quella, sono sempre confusa tra le due perché non mi so orientare bene, è stata la mia prima finestra. La mia prima finestra a Mosca. C'è una fotografia fatta nel novembre del 2012, scattata alle 8:30 del mattino, tutto buio. Qui tutto innevato, una persona col cappotto nero che sta proprio su questo viale qua davanti. E qui in questa casa io abitavo, come puoi vedere, al piano terra, e abitavo insieme a una ragazza che si chiama, sì, tuttora si chiama Sonia. E Sonia è stata una persona molto importante per me in Russia, se, non so se lei ci guarda mai. Sonia, noi non ci sentiamo più da tanto tempo e non siamo in contatto come lo eravamo una volta, da dopo che abbiamo smesso di vivere insieme, però adesso che sono passati tanti anni io capisco quanto tu sia stata importante per me durante il mio primo anno in Russia, perché Sonia mi ha insegnato le canzoni di Mango Mango sui Kranovshiki, mi ha insegnato chi sono i Mumitroll, la canzone che fa Malish, che era una hit all'epoca. Sonia mi ha insegnato diverse espressioni volgari, mi ha fatto guardare Služebný Roman. Sonia mi ha insegnato a preparare i sirniki. Ti voglio bene, Sonia. Ah, e un'altra cosa bella, Sonia aveva studiato per un periodo di italiano e ogni tanto io le insegnavo qualcosa. E Sonia mi ha anche insegnato un mare di cose su come si sentivano all'epoca le donne russe, perché, non so, quando lei ha compiuto 30 anni, perché lei è un po' più grande di me, io avevo ancora 26 anni quando mi sono trasferita, e lei quando ha compiuto 30 anni si è andata a fare un peeling al viso, un trattamento particolare antirughe. Io la guardavo così, pensavo, ma... Però per lei l'importante, mi ha detto, quando farai 30 anni mi capirai. Io a 30 anni non l'ho capita, però a quasi 40 sì. Questo era il mio paesdo, come è cambiato, adesso è bellissimo. Durante il mio primo inverno in Russia, una volta quel domafon si è congelato totalmente e io non riuscivo ad aprirlo e sono rimasta fuori per un bel po' di tempo, faceva meno 20, mi si è congelata la mano mentre cercavo di aprire e poi l'ho nascosta nel guanto e ho aspettato, poverina, che qualcuno uscisse per farmi entrare. Qui c'era un campetto di calcio che in inverno veniva trasformato in pista di pattinaggio, io non lo usavo mai ma vedevo i bambini che ci giocavano. In realtà in questo quartiere è cambiato tutto, questi palazzi grandi nuovi non c'erano prima, qua stanno costruendo tutto nuovo, vedete? Invece qui prima intorno erano solo case come questa qui. E il 12 giugno del 2012, quando io arrivai qui con il tassista attraverso il traffico, perché il 12 giugno in Russia è festa nazionale, e poi scrissi un post sul mio blog, quando l'apri il post si intitolava Mosca come New York, perché il tassista mi aveva detto che qui a Mosca io avrei avuto un mare di possibilità che dopo 12 anni mi rendo conto di non aver sfruttato mai in pieno. Lui mi portò qui e mi portarono a vedere questa mia stanzetta a piano terra, la cucina affacciava tra l'altro qua sullo dvor, sulla corte, e una cameretta tutta in beige azzurro, come gamma cromatica, simile alla mia camera in Italia. E mi ricordo che la prima cosa che dissi fu:
Wow, com'è bella! Ed era la prima mia stanza da donna adulta che vive da sola, senza i genitori e che ha uno stipendio per poter fare tutto quello che desidera. E subito nel pomeriggio Sonia mi accompagnò a fare la spesa qui vicino, mi fece vedere qui vicino cosa c'è, ora ve lo mostro. Dopo io uscii e andai a fare un giro verso la metro Krasnapresnenskaja. Non c'erano all'epoca gli smartphone, o almeno, cioè c'erano già, ma io non ce l'avevo ancora perché non erano così diffusi. E quindi io, se dovevo andare in un posto importante, mi stampavo la mappa e verificavo le Google Views da prima per cercare di visualizzare dove sarei dovuta andare. Invece, in generale, se dovevo solo passeggiare, uscivo e la mia filosofia era vai dove ti portano le gambe. Quindi io uscii e andai a Krasnapresnenskaja a piedi, senza sapere che stavo andando a Krasnapresnenskaja. Perché vedi la Vysotka da lontano e pensai che fosse l'MGU. Ma non era l'MGU. Però questo te lo faccio vedere adesso. Ti faccio vedere prima cosa mi mostrò Sonia. Noi andammo a fare la spesa in un Perekreostok. Perekreostok è un nome di una catena di supermercati che si trovava all'angolo, alla fine di questa strada. Quei grattacieli che vedi, i grattacieli della City, che ti mostro in un altro video su questo canale, si trovano tipo a 25 minuti a piedi da qui. E lì all'angolo c'era questo Perekreostok, e adesso i Perekreostok sono solo verdi e sono per tutta la popolazione normale, di comuni mortali. Ma all'epoca c'erano due diversi tipi di Perekreostok, Perekreostok azzurro e Perekreostok verde. Il Perekreostok azzurro era quello là più in, giusto? Azzurro per poveri. No, il Perekreostok azzurro era il Perekreostok per i poveri. Il Perekreostok verde era il Perekreostok per i ricchi. Cosa che già mi sconvolse perché io mi ricordo che venni in Russia e scoprì che c'erano supermercati per poveri e supermercati per ricchi. Cosa che in Italia, almeno al paese mio, non c'era. Cioè sì, ci sta il Conad che è un po' più caro, ci sta il Lidl che è un po' più discount, era un po' più discount, ci sta l'Eurospin, però voglio dire, non è che, sai, ci vanno i ricconi a fare la spesa al Conad, è un supermercato normale. Invece qui noi andammo a fare la spesa per il Perekreostok verde. Io non sapevo, siccome era il mio primo giorno in Russia, o meglio, non il mio primo giorno in Russia nella mia vita, il mio primo giorno a Mosca, io non sapevo che il Perekreostok verde fosse un supermercato per ricchi. Perciò immaginatevi la mia sorpresa quando vidi queste mensole con i faretti in LED, tutte illuminate con questi colori, tutte di legno, carine. Io pensavo, ma che bei supermercati che hanno a Mosca, ma io, cioè, da noi non ho mai visto un supermercato così. E poi arrivammo alla cassa e c'era la cassiera, una tipa slava, e poi un tipo un po' orientale, scusatemi che faccio la non politically correct, però così era, ma non so se era un kirghizo, un tagico, di dov'era. E lui arriva e apre il sacchetto, il mio sacchetto, e comincia a mettermi la spesa nel sacchetto. E io lo guardo così e faccio, ma guarda che non c'è bisogno, io me la metto da sola la spesa nel sacchetto. E Sonia mi fa, Sidney, e tu sei io vorrà botto. Sidney, ma quello è il suo lavoro. E io, si dice in russo questa parola, si dice così, я обалдела. Perché io non... Rimasi proprio scioccata, non capivo come è il suo lavoro. Qua c'è sta gente il cui lavoro è mettermi la spesa nei sacchetti. Però 12 anni fa era così, c'era la professione del mettitore, del mettitore nei sacchetti della spesa. E io poi all'inizio non avevo capito. Poi nei giorni successivi capii che eravamo andati per qualche motivo a fare la spesa nel Perekreostok per ricchi. Forse perché Sonia aveva pensato che io, essendo italiana, avevo bisogno di questo, perché infatti mi ricordo che mi comprai i Kellogg's Corn Flakes, i cosi, i baiocchi. Poi nei giorni a venire scoprì che c'erano supermercati normali, negozietti normali in cui si potevano comprare cose nel posto. E la mattina dopo, invece, siccome io non cominciavo subito a lavorare, avrei cominciato a fare tipo un training 2 giorni dopo il mio arrivo, 2 o 3 giorni dopo, e avrei cominciato a lavorare effettivamente una settimana dopo. Dovevo fare prima alcuni giorni di training. E
E quindi il giorno dopo però andai, dopo essermi fatta il viaggio su Google Views come facevo sempre e con il disegnino delle direzioni che dovevo prendere, a vedere dove avrei lavorato. E fu bellissimo camminare per queste strade che io avevo già visto su Google Views. Le avevo anche fatte vedere a mia mamma. Mamma, guarda, io andrò a lavorare qui, uscirò qui dalla metropolitana, andrò così così, qui c'è questo e qui c'è quello. Forse sto diventando vecchia, perché incomincio a notare in me una sorta di nostalgia diversa dalla nostalgia che provavo quando avevo 30, 20 anni. La nostalgia di quelli che dicono, però ai miei tempi, però una volta c'erano altri valori. Io alla tua età quante cose avrei voluto fare? Fai tutto quello che desideri, fallo subito. Io penso che adesso è comodissimo che uso le mappe, però nonostante ciò mi sembra che fosse così carino il fatto di vedersi un percorso su Google Views prima e poi dopo andare all'avventura con, se non ti potevi stampare la mappa, te la disegnavi sul quadernetto. Io uscii dopo aver fatto la spesa per la colazione e cose e mi misi ad andare dritta per questa strada. Questo Crocus Fitness qui non c'era, questi palazzi non c'erano, c'erano tutte case così come questa qua. Cos'è, una Stalinka? Queste sono tutte Stalinki, no? Queste vecchie sono Stalinki. Il mio primo lavoro a Mosca è stato al Centro Italiano di Cultura, non l'Istituto Italiano di Cultura presso l'ambasciata, cioè presso il... Sì, ecco, no. È un'istituzione privata, Centro Italiano di Cultura. Esiste tuttora, però ha cambiato sede e ci ho lavorato per il mio primo anno e mezzo di vita a Mosca. Guadagnavo all'epoca 40.000 rubli al mese e il cambio era di 40 rubli per un euro, quindi in pratica io ero felicissima perché finalmente ero riuscita ad ottenere il traguardo dei banali 1000 euro al mese che nemmeno in Italia ero riuscita ad avere. Di affitto in quella casa che è praticamente in centro, perché siamo alla stazione, siamo vicino alla stazione della metropolitana Ulica Tesici di Piazzotti-Atva Goda, cioè via 1905. Io dopo dal 2015 in poi non ho mai più vissuto in zone centrali di Mosca. È diventato inaccessibile, cioè nonostante io poi abbia cominciato a guadagnare di più, ma comunque in proporzione gli affitti erano sempre più cari. Io pagavo di affitto comunque qui non poco, ora mi rendo conto, perché guadagnavo 40.000 rubli, pagavo 18.000 rubli di affitto solo per una stanza e quindi pagavo quasi la metà del mio stipendio. E poi con questi soldi io dovevo anche alla fine, cioè, mettere qualcosa da parte per quando volevo andare in Italia a trovare i miei. All'epoca era un sogno, perché poi a partire dal 2013, se non sbaglio, S7 mise i voli diretti Mosca-Napoli e io quando prenotavo con anticipo potevo anche per 250 euro andare a casa e tornare. Forse non era nel 2013, era più tardi, perché mi ricordo di aver fatto diverse volte scalo in Germania, però comunque non è importante, non erano cari come adesso. E siccome i soldini ci volevano sempre, io presto scoprii che qui a Mosca noi insegnanti di lingue siamo quotatissimi, quindi incominciai a fare degli straordinari, a dare delle lezioni private e diciamo che dopo 6 mesi circa io riuscivo a volte a guadagnare anche tra i 60 e i 70 mila rubli al mese, che all'epoca erano tipo 1.500, 1.600, 1.700 euro e non era affatto male, riuscivo a mettere anche da parte dei risparmi. Vi stavo raccontando che dopo essermi sistemata a casa andai a fare una passeggiata dove mi portano le gambe e quindi andai dritto per la strada, superai la stazione della metropolitana più vicina e continuai ad andare dritto, vedi lontananza quel punteruolo, a me piace chiamarlo sempre come l'albero di Natale. Vedi quel punteruolo in lontananza? Siccome io quando avevo studiato russo avevo sempre sentito parlare dell'MGU,
ero convinta di, perché poi non mi orientavo nemmeno tanto per Mosca, quindi io mi convinsi di avere davanti a me la MGU. E pensavo, vedi, e poi non mi orientavo nemmeno, nel senso che non capivo bene le dimensioni della città in cui mi ero trasferita. Quindi in testa a me, siccome il mio paese è tutto vicino, a me, e tutti dicono che è lontano, cioè la gente prende la macchina per andare in centro quando non servirebbe nemmeno, cioè ci sta il traffico, poi abitano a 5 minuti a piedi da lì, no? E io mi misi ad andare, cioè per me alla fine 30 minuti a piedi, quanto ci vuole, erano tanti all'epoca. E io vado e penso, sto andando all'MGU. Arrivai, mi ci sedetti sotto, me lo guardai. Certo, non mi sembrava tanto un'università. MGU significa Moskovskij Государственный Университет, Università Statale di Mosca. E vabbè, poi tornai a casa dopo essermi fatta tutta sta passeggiata e mi fa Sonia: com'è andata la passeggiata? Cosa hai visto di bello? Dico, ho visto l'MGU. E mi fa, ma quale MGU hai visto? Ma non è l'MGU. Ma infatti che cos'è quello? Ah, è una casa residenziale. È una casa residenziale. Però ci assomiglia molto, perché ci sono 7 edifici di questo tipo a Mosca. E poi la mattina dopo, vi dicevo, andai a prendere la metropolitana per provare il percorso che avrei fatto per andare al lavoro, no? Dovevo fare le prove, non è che mi improvvisavo, non avevo il telefonino con Google Maps, tenevo un Samsung di questi qua piccolini che si aprono così, che si c'entrava in una mano, con i bottoncini che si pigiano, quella, però era rosa. Questo è il monumento alla rivoluzione del 1905-1907. E quando io venni ad abitare qui c'erano sempre lavori in corso, ma ci sono stati per anni, era tutto transennato, non era possibile vedere il monumento da vicino. E su questa piazza c'erano un mare di chioschi. I chioschi sono stati tolti dal centro di Mosca, se non sbaglio, nel 2016, in massa. Ma prima c'erano ovunque, ma le shawarma che mi sono comprata, che poi sono andata a casa a vomitare perché la carne non era buona. Ma quante volte, qua addirittura c'era un chiosco a 2 piani, cioè a un certo punto era diventata una baraccopoli, cresceva un negozio sopra l'altro, e io capii che dovevo andare probabilmente non nel Perekhrestok dei ricchi, ma al villa che era lungo questa strada, perché mi ruppi le palle che dopo qualche mese, per l'ennesima volta, mi avevano venduto il latte scaduto, ma scaduto da un mese che stava ancora, cioè sì. Però alcune cose economiche si potevano trovare, comunque c'era qualcosa di Duchevne in questi chioschi, ed è proprio, secondo me furono proprio questi chioschi a darmi l'impressione di trovarmi in un posto sospeso a metà fra Europa e Asia, e sospeso a metà tra il comunismo che non c'era più e il capitalismo che si era appena affermato, perché insomma era veramente commercio sfrenato, chiunque vendeva qualsiasi cosa e chiunque si vendeva per qualsiasi cosa. Questo è kvass. Quando fa caldo io adoro bere kvass. Quando non vivrò più in Russia, il kvass mi mancherà. Spero di trovare nella città grande più vicina un negozio di prodotti russi, ucraini, perché oramai io non riesco a immaginarmi la vita senza kvass. C'è gente che viene in Russia e non riesce a immaginarsi la vita senza l'espresso e la mozzarella, e io sono diventata così russa che non riesco a immaginarmi un'estate senza kvass. Mi piace l'estate, però anche il kvass. Il mio lavoro all'epoca era alla metro, alla stazione della metropolitana Bielorusskaya. Quindi da un lato c'è la stazione dei treni Bielorusskaya, qui sono quindi tutti i binari che sono diretti in direzione Bielorussia. Che io all'inizio non avevo capito sta cosa, che le diverse stazioni di Mosca sono dirette in diverse zone della Russia e si chiamano quindi come
la loro direzione. E prima, cioè 12 anni fa, la piazza non era così bella come adesso. Mi ricordo un mare di asfalto rotto, taxi ovunque, tra l'altro abusivi, perché all'epoca a Mosca esistevano ancora i tassisti abusivi. Cioè, quando ti serviva un tassi, alzavi il pollice, o alzavi la mano, si fermava, scocca, tipo, accudati. E tu diceva, scocca, accudati. E prendevi il taxi abusivo e non era molto sicuro. Adesso tutto con gli Yandex Taxi, tutto controllato. E c'erano lavori in corso, i lavori sono finiti, se non sbaglio, intorno al 2018. Io in quel periodo mi trasferii per un periodo. Qua. Mi trasferii per un periodo di alcuni mesi in Italia e questo pensai, ma come? Sono stata a Mosca tanto tempo e ci sono stati sempre lavori in corso, pure qua. Mi ricordo che qua c'erano, ci sono stati per tanto tempo le transenne e per tanto tempo c'è stata un'impalcatura. Per arrivare dall'altro lato dovevi passare sotto l'impalcatura, chioschi ovunque, negozi così. Poi dopo hanno sistemato, hanno messo il Paddy's Pub. E l'uscita mia della metropolitana era non da quel lato lì, ma di qua, sulla Piazza Bianca, perché c'è questa chiesa qui. E quindi la piazzetta sulla quale si affaccia questa chiesa viene comunemente chiamata Piazza Bianca, perché è tutto bianco. Davanti alla chiesa c'è un business center, quindi un centro con uffici, così, poi diversi ristoranti, pub, molto, molto carino, molto, insomma, moderno, ecco. All'epoca sì, Starbucks era un po' più caro della media, però non era così caro come è diventato poi. E io prima di andare al lavoro capitava che mi fermassi a prendere il caffèuccio da Starbucks, o dopo il lavoro che mi fermassi con qualche collega a prendermi una fetta di torta, così. E lavoravo io, per andare al lavoro dovevo uscire sulla Piazza Bianca e poi andare lungo questa strada. Quando questa fontana si ghiaccia in inverno, meglio non si ghiaccia, quando cominciano a fare le gelate, questa fontana la spengono, in inverno è spenta, perché in inverno tutte le fontane sono spente perché giustamente c'è il ghiaccio, non è possibile tenerle in funzione. E verso l'inizio di novembre, al posto della fontana, cioè dentro la fontana, ci mettono un enorme altissimo albero di Natale, praticamente dell'altezza forse di metà di questo edificio, e la Jolka, no? In russo si chiama Jolka, l'abete, e tutto illuminato così. E noi ci fermavamo sempre qui dopo il lavoro. Tra l'altro davanti alla chiesa ci sta la bottega, questa qui che vende i pirashki, i ponci, c'è cioè vari tipi di bomboloni rustici così di produzione della chiesa, e io spesso là mi fermavo a prendere la merenda da mangiare al lavoro. Queste sculture sono omaggi a Malevich. Malevich è uno dei miei artisti preferiti russi, non per questi, cioè non per questo suo periodo. Non sono di Malevich queste sculture, sono un omaggio a Malevich, a quel periodo di Malevich in cui lui faceva questo tipo di disegni, no? Io sono una fan di Malevich per il quadrato nero. Una volta a Pietroburgo nel 2007 un insegnante di storia dell'arte mi disse: «Ciuio, vam na rissuio». Ma qual è il problema? Te lo disegno io. E questa cosa mi deluse molto, perché un insegnante di storia dell'arte dovrebbe sapere che il problema del quadrato nero di Malevich non è che chiunque lo può disegnare, ma perché è stato fatto e come. Ora andiamo a vedere dove lavoravo io. Oh, a volte mi fermavo anche da Prime a prendere la merenda, però poi scoprii che era troppo caro. Un mese mi resi conto che spendevo un mare di soldi per mangiare da Prime, sarebbe stato meglio portarmi
roba preparata nel contenitore. Solo che io non è che avevo tanto tempo per prepararmi da mangiare, perché diciamo che anche come insegnante di italiano puoi lavorare con i ritmi di un operaio cinese, e quindi cioè può sembrare che oh, lavoravi in questo quartiere così moderno, così fashion, e com'è possibile che lavoravi come un operaio cinese? Quello che ho imparato è che sì, non è che c'è molta differenza. Ci sono stati momenti che io ho odiato il mio lavoro di insegnante di italiano e mi sono sentita sfruttata, e ci ho messo secondo me anche troppo tempo a capire in che modo potrei far fruttare i miei talenti. Insomma, ho quasi 40 anni e lo sto ancora capendo. Questo qui è l'edificio in cui si trovava, al piano terra, la scuola dove lavoravo. Adesso hanno fatto un po' di lavori fuori, è molto più carino di prima. Prima era abbastanza vecchio e trasandato. E la scuola aveva 5 aule. Sì, 5 aule al piano terra. No, 4 aule al piano terra, un'altra aula. Una stanza veniva affittata al piano superiore, un ufficio. Adesso questa scuola si è trasferita in un altro posto, ma non so dove. So di persone che ci sono state, poi so che alcuni dei miei colleghi dell'epoca ci lavorano ancora. Alla fine del mio primo giorno di training, mi ricordo che andai dalla datrice di lavoro, chiesi ma cosa posso vedere di bello nei paraggi? Mi fa, ma sei stata in Piazza Russo? No. Mi dice, esci sulla via Tverskaya, vai, vai, vai sempre dritto, vai. E io uscì, vai, vai, dritto, dritto, dritto. Arrivai sulla piazza del Maneggio e poi sulla Piazza Rossa. Mi ricordo bene quel giorno, perché comprai un gelato che era già mezzo scongelato da un congelatore per strada, sotto al sole cocente, e vidi anche una scena che ho raccontato una volta in un'intervista, che mi colpì molto e mi fece provare la sensazione che forse io ci sarei rimasta a lungo qui. Vidi una vecchietta con un cesto, là sul Maneggio ci sono tutti questi, prima un mare di chioschi di souvenir, un mare di turisti cinesi, adesso c'è molto meno di tutto questo, purtroppo. E tutte queste insegne scintillanti, una sopra l'altra, anche lungo questa strada. Poi improvvisamente sul Maneggio questa vecchietta con una cesta sulla testa, tutta vestita in questi abiti vecchi, sporchi, in mezzo a tutto questo lusso, in mezzo a tutte queste luci, in mezzo a tutta questa, che in russo si chiama suietà. E lei cantava con una voce come un lamento, con una voce, come si dice, cantava una canzone probabilmente popolare che sembrava una nenia, e io rimasi incantata a guardarla. E io me lo ricordo oggi questo come uno dei momenti in cui dentro di me è maturata questa decisione di rimanere, perché non c'era un altro posto in cui io in quel momento della mia vita mi potevo trovare. Alla fine ho pianto solo all'inizio di questo video. Sarebbe stato più d'effetto se avessi pianto verso la fine, per far crescere la suspense. Comunque, se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e accendi le notifiche, perché anche se io non vivrò più in Russia, o per un periodo non vivrò in Russia, o verrò in Russia soltanto di tanto in tanto per filmare che cosa vedo qui, che cosa c'è qui, per fare altri contenuti, in ogni caso io non smetterò di raccontare la Russia vista dagli occhi di un'italiana, perché in 12 anni
ho accumulato un mare di cose da raccontare. Ciao.